Entrata in azione stamattina a Palermo in piazza Giovanni Paolo II la macchina tappabuche. La macchina di tecnologia avanzata supporterà il lavoro di pronto intervento della RAP. Per sublimare il lavoro della RAP, noi infatti mediamente siamo andati avanti a 3.000 metri quadri di ripristino anno, perché questo recitava il vecchio contratto di servizio col Comune, che in realtà è stato, come dire, modificato a luglio 2020, quindi in punta di diritto io dovrei fregarmene delle buche. Ok, allora sono state poste in essere tutta una serie di ordinanze sindacali successive e siamo arrivati a dicembre dell'anno scorso. Poco prima della scadenza dell'ultima ordinanza sindacale c'è stato il nubifragio che tutti quanti sappiamo, e siccome gli interventi che erano stati fatti negli anni erano stati fatti per rapidità e anche per ridotta numerosità di personale con asfalto a freddo, viste le condizioni meteorologiche abbastanza proibitive, siamo andati in default contemporaneamente su migliaia di buche. Interventi puntuali di rappezzi definiti al fine di fronteggiare l'attuale emergenza buche causata dalle forti piogge degli ultimi mesi. La mia città aveva bisogno di una risposta concreta, non parole. Io non sono un politico, sono un manager prestato alla mia città, con orgoglio. Ci siamo inventati questa soluzione. Con un'impresa del genere, ognuna delle imprese che noi abbiamo, come dire, contattato, previo ovviamente bando di gara pubblica e quant'altro, ha due di queste macchine. Quindi ogni impresa è in grado di fare 2.000 interventi a 2 metri quadri l'uno, fanno 4.000 metri quadri. Quindi ogni impresa in 3 mesi fa quello che noi più di quello che noi abbiamo fatto annualmente. Non significa che io ho trovato la soluzione alla emergenza stradale. Certo, chiaramente, devo dire che avendo trovato in RAP un'enorme professionalità. Quanto tempo ci vorrà per sistemare le strade di Palermo in termini di mesi per l'emergenza? Tutte quante le buche. Premesso che in questo momento non ho un'idea precisa di quanto siano le buche, però è indubbio che se io vado avanti con questo trend, quindi che in 3-4 mesi faccio quello che RAP faceva prima in 2 anni, ma io credo che continuando in questa maniera in un anno, di qua a dicembre, dovrei dare una botta seria al problema delle buche in città.